Oggi vi faccio vedere come si prepara il pastrami a casa. Io andrò a realizzare un pastrami con il vitello. Quando si fa il pastrami si prende come taglio di carne la punta di petto, brisket. Pastrami è storia lunga, partiamo dal nord Europa, dalla Romania fino a oggi, uno dei piatti tipici degli Stati Uniti, soprattutto di New York, come street food. Di base veniva preparato perché una volta non c'erano i frigoriferi, quindi venivano marinate le carni con parecchie spezie affinché questa si conservasse più a lungo. È una preparazione un po' lunga, l'ideale ovviamente è farlo alla griglia, in modo che si possa anche affumicare con temperature molto basse. Per chi tutte queste possibilità non le ha, possiamo anche andare a realizzarlo in forno. Quindi la prima cosa che dobbiamo andare a fare è la prima marinatura fatta in salamoia, con zucchero sia di canna che bianco, sale, aglio, pepe nero e coriandolo. La prima cosa che andiamo a preparare sono le spezie, andiamo a tostarle, in questo modo vanno a rilasciare molto più aroma, quindi una padella. In un'altra casseruola aggiungiamo la parte secca che va sciolta con l'acqua, quindi zucchero bianco, zucchero di canna, sale. Inseriamo soltanto una parte d'acqua, quella necessaria semplicemente a sciogliere zucchero e sale, e attendiamo che si sciolga. Iniziamo ad inserire nel liquido, insieme a zucchero e sale, l'aglio e anche le nostre spezie. Questa è la prima parte della marinatura, è la salamoia, che ovviamente deve essere fredda, quindi i casi sono due: se avete un abbattitore andate a raffreddare questo liquido, altrimenti con l'altra acqua fredda andiamo a abbattere la temperatura, perché comunque la marinatura deve essere fredda, altrimenti andremo già a cuocere la carne. Ok, a questo punto aggiungiamo la restante acqua e facciamo abbassare la temperatura. Nel frattempo che si abbassa la temperatura della salamoia, prepariamo le spezie che serviranno sia per la marinatura a secco e sia per la salamoia stessa. Quindi aggiungiamo cannella, chiodi di garofano, paprika, pepe, semi di senape, coriandolo. Andiamo a frullare il tutto. Queste spezie triturate sempre nella padella, andiamo a tostarle anche loro insieme a dell'alloro. Ok, una volta tostate prendiamo circa un terzo di queste spezie e le andiamo ad aggiungere alla salamoia. Questa parte restante invece la terremo per andare a marinare la carne in un secondo momento. Ora andiamo a preparare la carne, ovviamente l'ho già sgrassata, quando parliamo di punta di petto c'è una parte grassa importante, io l'ho già tolta, non la tolgo tutta, una parte la lascio, con la parte che avanza di solito ci faccio hamburger, polpette o altro. Quindi andiamo a prendere un contenitore ampio, inseriamo all'interno la carne, ovviamente fredda, andiamo ad aggiungere la salamoia. Cosa importante che sia completamente coperta dal liquido. Chiudiamo e teniamo in frigorifero almeno 12 ore, l'ideale sarebbe 24 ore. Trascorse le 12 ore, sempre in frigorifero ovviamente, andiamo a togliere la carne dalla salamoia, ci prepariamo della carta assorbente per asciugarla, cerchiamo di eliminare le spezie che ormai hanno rilasciato tutti i loro profumi, quindi carta assorbente, la asciughiamo per bene. A questo punto prendo la carne, la sposto, mi preparo carta alluminio, inizio a pennellare la carne con della senape, questo aiuterà anche a far attaccare le spezie. Okay, facciamo il primo lato, prendiamo le spezie e poi alla volta dall'alto andiamo a coprire uniformemente tutta la superficie. Fatto questo, prendo la carne e metto la parte con le spezie sul foglio di carta forno e vado a ripetere l'operazione anche dall'altro lato. Fatto questo, andiamo a chiudere. Andiamo a far riposare la carne in frigorifero per 4-5 ore. Trascorse le 5 ore, andiamo in forno. Andiamo in forno a 110 gradi, allora l'ideale sarebbe avere una sonda e per far sì che arriviamo a una temperatura a cuore di 60 gradi circa. Se non avete la sonda, stiamo parlando di un taglio che va intorno ai 2 kg, 2,5 kg, quindi parliamo di 2 ore e mezza di cottura a 110 gradi. Quindi andiamo a 110 gradi in forno, dopodiché la lasciamo riposare un'oretta a temperatura ambiente, poi andiamo a battere fino a raffreddarla. La carne l'abbiamo fatta appunto raffreddare, ora cosa gli manca? Gli manca la parte di cottura più rovente, quindi più alta. Andiamo a
tirar via. Prendiamo una teglia, andiamo a ungere leggermente la griglia in modo che non attacchi la carne e andiamo in forno, massima potenza, all'incirca sui 8 minuti per lato, in modo da formare un po' di crosticina su tutti i due lati. Io vado ad aggiungere quasi sempre della senape, in questo caso al miele, dei cetriolini in agrodolce, del cavolo cappuccio che faccio marinare e del formaggio, ma ripeto, è molto soggettivo. Però innanzitutto vado a tagliare finemente i cetriolini. Ora ovviamente tocca all'altro ingrediente classico del pastrami, che è il pane. Anche qui la scelta è molto personale, a me piace utilizzare del pane con dei semi un po' integrale, quindi qui caviamo due fette. Andiamo su una padella anche per crepa, a tostare leggermente il pane con dell'olio in modo da renderlo un po' croccante. Ok, a questo punto attendo la cottura della carne e poi vado a comporre il panino. Partiamo col farcire il panino, ovviamente senape abbondante. Facciamo uno strato di cetriolini. Ora andiamo con la carne. Per chi piace del formaggio, ci possiamo far sciogliere in forno oppure leggermente in un cannello. E in ultimo il cavolo cappuccio marinato. Sicuramente lungo come tempo, anche un po' complesso come preparazione, ma di grandissimo gusto e molta intensità. Provateci alla prossima e buon appetito!